Buongiorno, ben ritrovati. Oggi a Buongiorno Fitness abbiamo ancora il privilegio di essere in compagnia di un campione europeo di powerlifting, Gabriele Calista. Buongiorno, Ciao, Nina, Gabriele. Buongiorno. Abruzzese, Gabriele. Abruzzese, di dove? Sì. Originario di Silvi Marina. Adesso abito a Città Sant'Angelo, però sono originario proprio di Silvi Marina. E ti alleni qui alle Dune Fitness. Ed è pronto anche Marco Riti per l'allenamento che ci mostrerà Gabriele. Oggi ci occupiamo di scatto. Che cosa intendiamo per oggi, questa parola? Oggi, quindi, tornando al discorso degli esercizi fondamentali del powerlifting, parliamo dello stacco da terra, che è, diciamo, il terzo esercizio che si fa in una competizione di powerlifting. Bilanciere, come dicevo, è letteralmente staccato da terra, da lì stacco da terra, quindi Marco, diciamo, ecco, si posiziona con i piedi paralleli come per fare, diciamo, uno squat senza andare troppo giù, mette l'aria nella pancia spingendo i piedi a terra, tira il bilanciere fino all'altezza dell'anca bloccando il movimento, così, perfetto. 40 kg sta sollevando. Questi sono 60 kg. 60. Sì, perché il bilanciere olimpico pesa 20 kg. Ah, ecco, perché io vedo 20 e 20. Questo è proprio un bilanciere olimpico. Come peso, diciamo, anche questo va benissimo per un allenamento. Va benissimo per integrare un allenamento di bodybuilding, in un allenamento anche femminile. Anche questo esercizio, come lo squat, è un esercizio multiarticolare. Quindi pure questo esercizio allena polpacci, il femorale, la gamba, i glutei, la schiena. È un esercizio, diciamo, di forza. Questo è proprio un esercizio di forza che insieme allo squat quindi contribuiscono sia all'aumento della forza sia all'aumento e alla tonificazione muscolare. E c'è la possibilità di praticarlo a casa? Con, allora, questo, qualche attrezzo così di fortuna? Forse anche questo con, diciamo, con delle bottiglie d'acqua, classiche bottiglie d'acqua messe una per mano, si riesce a simulare. Ora vediamo, Marco ce lo fa vedere con due dischi, ecco, da 5 kg. Prova a simulare l'esercizio, che ripeto è di spinta con i piedi a terra. Le braccia, diciamo, qui non servono, sono solo d'appendice per mantenere i dischi o il bilanciere. Sconsigliabile per chi ha problemi di schiena cervicale o no? Fatto, diciamo, con dei carichi così esigui e cercando di mantenere una posizione stabile, aria sempre nella pancia come spiegavo nello squat, questo esercizio può solo che migliorare, perché in realtà il dolore alla schiena va tenuto lontano con questi esercizi che rinforzano la cintura addominale e lombare. Ecco. E quindi è praticabile è per tutti. Contrario, è praticabile per tutti. Grazie, allora il nostro tempo è scaduto per oggi, grazie a Marco Riti, grazie a Gabriele Calista, noi vi aspettiamo domani per l'ultima puntata insieme al nostro campione e insieme a Marco, l'ultima della settimana, e adesso andiamo dalla dottoressa Marina Manieri, la nostra dietista. E oggi torniamo presso il caffè Atene Le Dune, in una location completamente nuova che ha cambiato colori, forme e anche utilizzo, perché si è rinnovata sotto molti aspetti. Il primo argomento che affronteremo in questa sede è quello dei cocktail. Buongiorno alla dottoressa Marina Manieri. Buongiorno. Ed eccoci con Miguel Pavone, che è il cocktail man, il quale ci introdurrà oggi nel mondo dei cocktail. Insieme a lui le collaboratrici Letizia e Deborah. Buongiorno ragazze. Buongiorno. E Miguel è un personaggio nuovo di questo locale che conosciamo bene
E il mondo dei cocktail è veramente di interesse infinito, considerando anche che oggi è venerdì, quindi ci addentriamo nel weekend e chissà quanti di voi sorseggeranno dei cocktail in questi 2 o 3 giorni. Allora, Miguel, buongiorno, qui vediamo alcuni esempi delle sue creazioni. Quanto lavoro c'è dietro un cocktail? Anzitutto buongiorno a tutti. L'elaborazione di un cocktail comincia tutto dalla preparazione. Noi facciamo un tempo da un'ora a un'ora e mezza massimo di preparazione su tutta l'estrazione della frutta. Noi usiamo tutta frutta fresca, abbiamo il vantaggio che è d'estate, abbiamo una quantità di frutta e varietà molto estense e questo ci permette proprio di fare l'estrazione in questo caso di cocomero, mele, cannella, passion fruit. Come viene realizzato un cocktail? Il cocktail viene realizzato dalla prima particolarità è la fantasia, diciamo, la fantasia di ogni barman su come fare il bilanciamento della parte dolce con la parte acida, diciamo. Noi vediamo questi strumenti che utilizzate, vediamo lo shakeraggio, che cosa vi aiuta nella preparazione di un cocktail? Ma guarda, la prima cosa importante è l'attrezzatura. Sicuramente noi con l'attrezzatura che abbiamo riusciamo a sviluppare un metodo di lavoro che ci permette proprio di fare il bilanciamento dei cocktail. Possiamo dalla parte... vedere qualcosa, certo. Qualcuno di questi strumenti? Sì, per esempio abbiamo uno shaker, classico shaker, e abbiamo un half tin, no? Che sarebbe il mezzo tin. Noi usiamo tutte terminologie inglesi per il nostro lavoro. Questo in poche parole viene chiuso, sempre con tutti i nostri ingredienti dentro, e il ghiaccio, che il ghiaccio ci permette 2 cose fondamentali, che sono la temperatura del nostro cocktail, più la diluzione, che queste sono cose molto importanti. Perciò, come dico a tutti, il ghiaccio è un ingrediente del cocktail. Grazie Miguel, e adesso passiamo alla parte nutrizionale di questo argomento con la dottoressa Marina Manieri. Iniziamo a conoscere uno degli ingredienti base dei cocktail, lo sciroppo. Che cos'è esattamente? Allora, lo sciroppo è essenzialmente una miscela di acqua e zucchero in proporzioni diverse. Tipicamente queste miscele possono avere appunto dei diversi rapporti tra l'uno e l'altro ingrediente. Di solito lo sciroppo classico è in rapporto 2-1, cioè per 2 parti di zucchero e 1 parte di acqua, mentre in questo caso sono stati fatti dei cocktail anche con un po' di attenzione alla linea, quindi il rapporto in tal caso è di 1-1. Questo un pochettino rende il cocktail meno cremoso, meno viscoso, però appunto in questa situazione è stato compensato anche con la cremosità della frutta. Il cocktail contiene degli zuccheri, non fanno proprio bene al nostro organismo, però ci permettono anche di assumere vitamine. Sì, essenzialmente questo è il motivo per cui abbiamo pensato di fare questi cocktail a base di frutta e non a base solo di distillati, come ce ne sono comunque anche tanti. Appunto la parte di frutta che è in questi alimenti, diciamo che parzialmente va a compensare il piccolo danno che abbiamo dall'eccesso di zuccheri. Essenzialmente le vitamine che possiamo ritrovare in dei cocktail a base di frutta fresca sono sicuramente la vitamina C, perché è presente in tutta la frutta, e possiamo vedere comunque come tra gli ingredienti vi siano anche per esempio degli agrumi o dei frutti rossi che sono molto ricchi di vitamina C. E un'altra vitamina frequentemente ritrovata è la vitamina A, che appunto invece è presente nei frutti di colore giallo e arancione. E poi ci sono i frutti tropicali come ananas, mango, frutto della passione. In cosa differiscono da quelli classici, diciamo? Essenzialmente non ci sono molte differenze nel contenuto di vitamine. Le stesse vitamine che noi ritroviamo nei frutti nostri, quindi la A e la C, in maniera prevalente sono le stesse che troviamo nei frutti tropicali. Forse la maggiore differenza è data appunto dall'aroma che questi frutti hanno e che conferiscono poi alla bevanda finale, come per esempio nel caso del passion fruit, che ha un gusto molto delicato, oppure il mango, che ha un gusto appunto molto dolce, che ci riporta alle vacanze fondamentalmente. Grazie alla dottoressa Marina Manieri, grazie a Miguel, grazie a Letizia Debora e grazie al Caffè Atene Le Dune che ci ospita. Non abbiamo finito a parlare di cocktail, continueremo domani addentrandoci in questo tema con gli alcolici, vero dottoressa? Sì. I cocktail alcolici che a molti forse interesseranno di più
di quelli analcolici che abbiamo esaminato, analizzato oggi. Allora, vi aspettiamo domani a Buongiorno Fitness. Grazie di nuovo alla dottoressa e grazie al nostro tecnico Alberto Capo e buona giornata a tutti. Wah 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 wah.